E andiamo alla Spezia per il processo per l'omicidio di Aparecida da Silva, la quarantenne uccisa nel marzo 2010. Sentiamo Marco Bartolini. 73 coltellate, alcune hanno colpito organi vitali e reciso la giugulare destra, ma molte ferite sono superficiali, come se l'assassino avesse voluto infierire sul corpo della vittima. Sono i macabri dettagli della testimonianza dell'anatomopatologa dottoressa Gamba nel processo in corte d'assise alla Spezia contro Jacopo Schiaffino, il 23enne accusato di aver ucciso il 15 marzo 2010 Aparecida da Silva, brasiliana, 40 anni, nell'appartamento dove la donna si prostituiva. Il perito ha descritto nei dettagli le lesioni sul corpo della vittima, colpita con un coltello alla maliscia affilata su un solo lato e a punta, tutto documentato in centinaia di fotografie. Un momento difficile per Schiaffino, assistito dai difensori Giuliana Feliciani e Valentina Antonini, che ha accusato un lieve malore. Poi la dottoressa Gamba ha ricostruito un'ipotesi della dinamica del brutale omicidio, basata anche sui rilievi nell'appartamento. L'assassino colpisce la donna con un pugno al volto, poi le coltellate. Aparecida tenta di difendersi, cercando di afferrare il polso dell'aggressore, ma la mano stringe la lama, poi perde i sensi e cade. La donna muore così, lentamente, mentre l'aggressore ferito va prima in camera, poi in bagno a lavarsi. Movimenti ricostruiti grazie alle macchie di sangue sparse nell'appartamento. Poi la dottoressa Gamba ha parlato delle lesioni riscontrate su Schiaffino la sera dell'arresto, 5 giorni dopo l'omicidio. 2 graffi sulla guancia, lesioni da taglio sulle mani, una ferita più profonda al ginocchio. Tutte lesioni in via di guarigione, ma recenti e soprattutto compatibili con un'arma come quella che ha colpito Aparecida, con la probabile difesa della donna e la concitazione dell'aggressione.